Stiamo arrivando allo Zoetrope, un bar a Shinjuku con una delle più interessanti selezioni di whisky giapponese e anche con una piccola selezione di grappe. Andiamo, Horigami-san ci sta aspettando. Konnichiwa, Horigami-san. いらっしゃいませ. This one. Arigato. Horigami-san, quando e come è nato il progetto Zoetrope? Ho aperto questo locale nel marzo 2006. Fin dall'inizio questo progetto doveva includere due concetti diversi. Il primo è basato sul whisky e spirits giapponesi e il secondo è il mondo della cinematografia giapponese. Ogni sera proiettiamo film giapponesi. Tra i clienti di Zoetrope e tra i clienti giapponesi di Zoetrope, c'è una predilezione per il whisky giapponese oppure preferiscono whisky americani, scozzesi piuttosto che irlandesi? I clienti giapponesi sono divisi in due tipi. Quelli che vogliono bere whisky giapponese e quelli che amano film giapponesi. Ma questi ultimi non hanno nessun interesse verso whisky giapponese e bevono Jack Daniels e Macallan, whisky non ricercati. Invece, quasi il 100% dei clienti stranieri preferisce bere whisky giapponesi di alto livello. Addirittura, alcuni di loro mi hanno fatto vedere la fotografia del whisky giapponesi che hanno cercato prima di venire qui. Quindi i clienti non vengono qui solamente per bere whisky, ma vengono anche tantissimi appassionati di cinema che vengono semplicemente per vedere un film e bere un whisky magari molto più semplice che qualcuna delle bottiglie estremamente ricercate che possiamo vedere in bottigliera. Horigami-san, cosa pensi di questa grande espansione che sta avendo in questi ultimi anni il whisky giapponese? Stanno aprendo nuove distillerie e, a differenza di prima, fuori dal Giappone, che arrivava solamente Nikka e Suntory, stanno arrivando anche tante distillerie più piccole, per quanto la produzione sia assolutamente limitata, quindi non sono bottiglie semplici da trovare, sta diventando quasi di moda il whisky giapponese. Cosa pensi di questa cosa? È vero che adesso il whisky giapponese è una moda, soprattutto per voi europei. Però dovete sapere che dal 1990 al 2010 la vendita di whisky giapponese ha avuto un calo disastroso. Durante questo periodo il nostro whisky ha potuto invecchiare, ma siccome le distillerie hanno incassato poco in questo ventennio, non hanno potuto produrre nuovo whisky perché mancavano risorse. Quindi la realtà è che ora tutti vogliono avere quel whisky giapponese, dopo che ha avuto riconoscimento mondiale, ma il magazzino è rimasto vuoto. Il prezzo ha subito un aumento significativo e nuovi imprenditori hanno cominciato ad aprire micro distillerie. Alcuni sono davvero bravi, quindi io spero che tra qualche anno potremo bere il loro whisky. Guardando la bottigliera mi vedo immediatamente un imbottigliamento di Chichibu per Zoetrope.
Hai fatto anche altri imbottigliamenti con altre distillerie giapponesi? Oh no! Sì, abbiamo anche bottiglie private. Per esempio c'è questa bottiglia di Chichibu e un'altra di Akashi. Tutti questi whisky sono delle botte che ho comprato in anticipo. Quindi sono tutti imbottigliamenti di collezione privata. E una cosa che non faccio sempre, ma ogni tanto mi diverto. Ma devo dire che whisky è come Ichigo Ichie, cioè un incontro unico che non si ripeterà mai. Anche se ti è piaciuto questo whisky, non so se ci avrò quando ritornerai. Mi capita spesso che un cliente mi dica che quel whisky che ha provato anni fa gli fosse piaciuto, ma io rispondo che non c'è più e che questo è Ichigo Ichie. Ichigo Ichie, che tra l'altro è tutto quello su cui si basa la scuola del bartending giapponese, per chi fa il mio stesso lavoro, è una parola che sentiamo uscire molto spesso. Comunque abbiamo già parlato di Chichibu nei precedenti episodi, come vi dicevo in Italia è difficilissimo da trovare, qua hanno un posto come questo, è un posto molto importante, anche la fortuna di poter fare degli imbottigliamenti, che su un whisky di questa qualità in Europa è veramente veramente raro, è una cosa molto molto bella. Perfetto, ringraziamo Zoetrop per l'ospitalità. È una realtà molto bella, speriamo presto anche in Italia di poter vedere dei whisky bar con questo carattere, con questa importanza, con una selezione così bella. Arigato, Origami-san. Arigato, Origami-san.